L'ultimo viaggio della Norman Atlantic potrebbe essere Bari e non Brindisi. Al momento è solo un'ipotesi della procura del capoluogo, che sta indagando sul naufragio del traghetto, sul quale il 28 dicembre scoppiò un pauroso incendio a bordo, mentre si trovava al largo della costa albanese di Valona. 11 al momento le vittime, un bilancio che potrebbe tragicamente salire, visto che altri 11 passeggeri risultano dispersi. Per il PM Ettore Cardinali, il trasferimento della nave da un porto all'altro sarebbe necessario, perché proprio Bari ha la competenza territoriale sull'inchiesta e perché nel capoluogo pugliese si svolgerà il processo sul disastro. Bisognerà prima verificare, ha specificato Cardinali, se vi siano le condizioni per rimorchiare la nave e se a Bari vi siano effettivamente le possibilità di accogliere il relitto. Oggi intanto nuovo sopralluogo di polizia scientifica, carabinieri, vigili del fuoco e sommozzatori per ispezionare la nave. Gli inquirenti sospettano che la causa del rogo che ha devastato il Norman Atlantic potrebbe essere un cortocircuito, forse causato dai tanti camion frigorifero collegati contemporaneamente alla cabina elettrica del traghetto. Un'ipotesi che arriva dopo che gli stessi inquirenti hanno ascoltato nelle ultime ore il comandante Argilio Giacomazzi, che ha parlato di molti mezzi a bordo, un numero ben superiore a quello che il Norman Atlantic era solito trasportare. Finora è stato il ponte 4 e si è tentato di entrare sul 5, quello da cui sarebbero propagate le fiamme, ma le temperature ancora troppo elevate hanno rallentato le ispezioni. La nave, infatti, come spiegato dagli inquirenti, è simile ad un vulcano dormiente, per cui è ancora troppo pericoloso stazionarvi per tempi troppo lunghi.